Benvenuti in un nuovo vlog. Mi sono tipo appena svegliata e mi hanno appena suonato a casa. No, raga, vabbè, cioè l'indecenza. Sentiamo chi è. Sì? Serve la firma? Ok, un attimo. Cioè, sono le 9:30 di mattina. Che cacchio ci fa un corriere qua? Comunque, dicevo, oggi vlog perché oggi pomeriggio sono stata invitata all'apertura di un corner Urban Decay. Sapete che è uno dei miei brand preferiti. E qui c'è un gnometto che si è svegliato. Stavo dormendo. Dopo vi faccio vedere le condizioni della mia camera perché non ho più una camera. Comunque, guardate qui. Pacchettino. E oddio, che urletto mi è uscito strano. Non so proprio cosa sia. Allora, vi arriva un pacco del genere con una roba del genere. Tu ti chiedi, ma che cacchio è? Ok, mi è arrivato questo mascara di Estée Lauder, che non si leggerà mai, forse al contrario, che dovrebbe essere il nuovo Pure Color Envy Lash. Ottimo. Poi lo proveremo. Comunque adesso devo fare colazione. Fortunatamente mia madre mi ha già lasciato le cosettine lì e io prenderò i miei biscotti preferiti della vita, cioè le gocciole. Tra l'altro, ieri sera c'era in televisione Hell's Kitchen e sono andata a dormire relativamente presto perché comunque di solito vado a dormire anche molto più tardi, tipo 1:30, 2. Invece ieri sono andata a dormire alle 11:30, però mi sono resa conto che andando a dormire presto mi sveglio più rincoglionita, ma una roba pazzesca. Non va bene perché già ieri ho avuto mal di testa tutto il giorno, mi sono presa la pastiglia per il mal di testa. Oggi non me la di riprenderla, cioè anche no. Quindi cercherò di farmela passare. Tra l'altro, dopo appunto devo farvi vedere com'è ridotta la mia camera e soprattutto dove sono sparpagliati tutti i pezzi di essa. Perché, cioè, praticamente ci stanno alcuni pezzi in camera di mia sorella che abbiamo ristrutturato, abbiamo fatto prima, quindi la sua è già pronta, manca soltanto il letto che arriva sabato. La mia è tutta sfasciata, ma nel vero senso della parola, tra scatoloni, mobili in salone, vestiti appesi in salone, cioè. E infatti io ho dovuto mettere il computer, la postazione editing e tutto quanto, compresa Reflex, perché sennò sai la fine che fa. Ho dovuto mettere tutto qui in salone, in un angolino dove non passasse nessuno, che sarebbe questo punto qui, vedete, Reflex. E qui c'è il PC sul tavolo del salone di cui mi sono appropriata. Adesso vi faccio vedere, vedete, questo è il primo stand che abbiamo preso da Ikea, tipo 10 euro. Infatti ne abbiamo preso anche un altro che sta qui. Qui ci sono ancora i mobili di mia sorella, cioè, raga, è un campo profughi. Qui scatoloni su scatoloni, compresi anche sotto le scale. Cioè, fortunatamente abbiamo casa grande, quindi si può fare questo casino, però è un casino. E qui c'è la mia cassettiera dei trucchi, perché io mi sono detta, senti, comunque io per girare video, uscire, fare, mi devo truccare. Cioè, non potete sparpagliarmi i trucchi negli scatoloni, io vado fuori di testa, perché non è una questione del trasloco, che impacchetti i trucchi e li riapri nel giro di 2 o 3 giorni. È questione di rifare tutta la camera. Quindi, una settimana, 2 settimane, avere i trucchi impacchettati per 2 settimane mi sembrava un po' eccessivo, quindi ho messo tutto qua, soltanto che devo coprire naturalmente la zona pennelli e poi i cassetti, insomma, sono quelli classici. Ho buttato di tutto dentro perché ho detto tanto, poi ho preso 2 nuove cassettiere e ci metterò poi tutto quanto, lo sistemerò quando arriveranno. I miei mobili dovrebbero arrivare intorno al 20 di ottobre, quindi manca ancora un po', però li ho già ordinati. Ho già ordinato l'armadio, che vi farò vedere più o meno com'è perché mia sorella già ce l'ha. Insomma, più o meno il modello è lo stesso, cambia solo l'assetto interno. Poi ho preso 2 cassettiere Alex per i trucchi, piano insomma per fare la toiletta, che però non ho preso proprio come una vera e propria toiletta perché ci dovrò mettere anche il computer, altrimenti non so dove metterlo. Quindi ho dovuto prendere un piano un po' più largo della classica. E poi il letto abbiamo preso però non da Ikea, da Mondo Convenienza, perché quelli di Ikea non ci sono, una piazza e mezza, e naturalmente prenderlo matrimoniale era troppo. Ok, ho parlato abbastanza, adesso davvero faccio colazione. Poi mi metto al PC. Ok, ho finito di far colazione e adesso mi metto al computer. Fortunatamente per questa settimana i video li ho già programmati tutti quanti, sono stata brava. Ho fatto in tempo più che altro a girarli prima che la camera fosse demolita. Li ho editati e li ho impacchettati, pronti all'uscita. Ieri infatti, no, l'altro ieri ne è uscito uno. Oggi è mercoledì, quindi domani ne uscirà un altro. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E nel mentre sto anche girando le clip
clip per il video che poi uscirà quando la camera sarà pronta, cioè il room makeover, che mi piace un sacco come idea, cioè vedere il prima e il dopo nello stesso video. Insomma, mi piace, e poi naturalmente farò anche il room tour. Finalmente, perché me lo chiedete, raga, vi giuro, da quando ho aperto il canale, e sono tanti anni, amo vedere il room tour, quindi è sempre stato un puntino che mi è rimasto lì, sperando che venga come me la sono immaginata. Adesso mi metto a vedere una serie che fortunatamente hanno messo la terza stagione su Netflix, perché non l'avevano ancora messa, di Good Witch, una serie che a me piace tantissimo. Se non la vedete, vedetela, la trovate appunto su Netflix. E in più volevo dirvi una cosa, perché naturalmente vi ho messo in mezzo in questa storia fin dall'inizio, quindi è doveroso spiegarvi un po' come sono andate le cose. È un po' che ci pensavo, però non ho mai preso la vera e propria decisione di farlo. Non so chi di voi ha visto, perché non tutti lo sanno, non lo so perché, forse vabbè, non tutti guardano ogni video, ci può stare. Circa 7 mesi fa io ho preso due porcellini d'India, due cavie peruviane, come vogliate chiamarle, due maschi, Elijah e Klaus. Sì, i nomi erano stati ripresi, sono stati ripresi dalla serie The Originals, e ok. Però cosa è successo? Col fatto che io ho il cane, naturalmente era una situazione un po' complicata, perché quando portavo fuori i topini, lei non il cane non doveva vederli, se no era un casino, perché è un cane un po' particolare. E dopo 7 mesi io sta situazione non la reggevo più, perché non riuscivo a trattare i topini come dovrebbero essere trattati. Quindi cosa ho fatto? Su Instagram ho scritto questa cosa, chiedendo se qualcuno fosse comunque interessato a prenderli, a curarli, insomma, al posto mio. Quando l'ho fatto mi piangeva proprio il cuore, cioè una cosa bruttissima. Sono 7 mesi, potrebbero essere pochi come tanti, ma sono sempre 7 mesi, quindi ci sono rimasta malissimo. Però l'ho fatto per loro, per cercare di fargli vivere una vita il più normale, tra virgolette, possibile. Quindi mi ha scritto questa ragazza, le ho chiesto insomma un po' di cose, se avesse animali, mi ha detto no, no, non ce l'ho. Quindi dopo un po' che ci sentivamo abbiamo deciso di incontrarci. Lei è una ragazza che mi segue, quindi insomma è stata molto carina. Ci siamo incontrati e io ho portato i topini con tutta la gabbietta, insomma le loro cose, e quindi adesso li tiene lei. Ogni tanto mi manda qualche foto, qualche video, tipo adozione aperta, no? Infatti sono molto felice di questo, perché non li avrei mai dati a qualcuno che poi non avesse saputo gestirli, non mi avrebbe fatto sapere niente, cioè no. Quindi sono proprio stata felice, perché sento di aver fatto la cosa giusta. Questa è la cosa importante. Ho cercato di non fare l'egoista e non tenerli perché li volevo, ma darli via per cercare di farli avere, appunto, come ho detto prima, una vita il più normale possibile, con qualcuno che può prendersene cura seriamente 24 su 24. E quindi, insomma, io sono stata tristissima settimana scorsa, adesso mi sto un po' riprendendo, perché comunque appunto so che stanno bene, però ti rimane sempre quel amaro in bocca. Detto questo, adesso io appunto mi metto a vedere la mia serie, anche perché sono le 10:20. Sinceramente non so che fare della mia vita, perché come sapete ho una vita particolarmente rilassata. Anzi, a volte mi stupisco anche di come possano piacervi i vlog, perché non è che faccia queste grandissime avventure. Adesso, ecco, a parte la questione camera, che mi fa avere dei picchi durante il corso della mia giornata, ma altrimenti proprio piattume. Ogni tanto poi c'è Gwenda che parte all'insegna di qualche lucertola. Sto sole mi sta bollendo l'anima, ma vi siete accorti che siamo ad ottobre, raga? Siamo ad ottobre e fa più caldo che agosto, cioè è una cosa impressionante. Io la sera tento di mettermi qualche felpa, ma c'ho caldo e me la tolgo subito, dico, ma chi mi ha fatto fa? Contate che appunto io ho messo tutti i vestiti negli scatoloni e ho detto, mi tengo fuori i vestiti che potrebbero servirmi. Quindi ho tipo tutte felpe, tutte cose pesanti. Io infatti questi giorni mi sto vestendo soltanto con le stesse cose, perché non mi va di riaprire scatoloni, perché li ho chiusi con tanta cura e passione. Adesso finisco di ammorbarvi e ci vediamo tra un pochino. Come vedete io sono ancora così. Sto preparando il pranzo, ho acceso anche il forno. Ho preparato per i miei genitori la pasta con il tonno in bianco. Quindi qua sto cuocendo la pasta. Io adoro la pasta lunga più che quella corta, quindi faccio sempre gli spaghetti.
Invece a mia sorella ho fatto questa lasagna di quelle tipo già pronte, perché altrimenti poi scadeva, quindi ho dovuto farla. E qui sto facendo un po' di robetta buona. C'è un sofficino per me, polpettine di Ikea e gli sformatini sempre di Ikea, che dovete provare se vi piacciono cose tipo broccoli, cavolfiore, perché appunto sono, non mi ricordo se con il broccoli o il cavolfiore, patate, cipolla, oh, tutte cose che adoro, quindi me lo faccio diciamo almeno una volta a settimana. Finisco qua che si cuociono tutto quanto, anche perché la pasta penso sia pronta, assaggiamola. Un minuto ed è fatta. Ma non mi sono scordata del cagnolino, perché anche lei ha qui il pollo che le ho cotto ieri sera, che le riscalderò un pochino in padella. That's it! Da sposare. Vedete, ecco com'è fatto, è buonissimo. E qui sto continuando a guardare Good Witch. Allora, ho finito di prepararmi. Come avete visto, ho usato la palette di Mulac per gli occhi. Anche se è un evento urban, però purtroppo la Naked It l'ho impacchettata negli scatoloni e quindi non riuscivo più a trovarla. Ho detto: senti, ne uso un'altra con colori simili, così fingo, tra virgolette. No, dai, scherzo. Comunque, come vi dicevo, un evento di Urban Decay con la Queen. Tra un poco ci dobbiamo incontrare. Quello è mio padre che entra con commesso tipo un sacco di illuminante. Flash, flash, flash. La mia solita tinta 13 di Sephora che non mettevo da un sacco, però le altre erano impacchettate. E adesso vi faccio vedere cosa ho usato, perché è una cosetta nuovina, nuovina. In realtà volevo fare un video apposito, però mi sa che faccio prima a provarlo con voi qui oggi. Ed è il fondotinta Fenty Beauty di Rihanna, che è appunto la sua nuova linea, ma sicuramente se seguite qualche canale anche solo qui su YouTube l'avrete già sentita. Io ho utilizzato il colore 140. Infatti, avendolo preso su internet, vi lascio il sito qua sotto perché ancora fisicamente nei negozi non c'è. Avevo strapaura che fosse troppo chiara per me, però io sono molto chiara, quindi alla fine si è risultato essere il match perfetto. Cioè, guardate, ci ho perso, devo essere sincera, un pochino a cercare la colorazione, ma alla fine bellissimo. L'ho applicato da circa una ventina di minuti e ho sentito dire che si ossida, cioè cosa vuol dire? Che dopo un po' che l'avete sopra tende un po' a scurirsi, a diventare un po' arancione. Io ce l'avevo anche sulla mano, però non mi sembra che si ossidi così tanto come avevo sentito dire, anzi, mi piace tantissimo la texture, anche è molto liquida, però allo stesso tempo si applica benissimo. E cosa più importante, per quanto mi riguarda almeno, sono due. Primo, che non va nelle pieghette d'espressione, nelle rughette, ed è una cosa fondamentale perché io sono piena, soprattutto sulla fronte, cioè mi ha stupito da morire, perché non fa neanche un segno. Fantastico, vedremo poi nel corso del tempo, stasera poi quando tornerò a casa. Anche qui non lascia nessun tipo di segno evidente. E poi io adesso, vabbè, ci ho messo la cipria per stare sempre sicura, perché poi non so come magari si comporta, un giorno lo proverò senza cipria. Però ho notato che una volta applicato si secca, proprio non appiccica. Quindi per chi ha una pelle magari un po' meno grassa della mia o comunque secca, sicuramente può benissimo non metterci la cipria. Io ho una pelle mista, quindi ho delle zone un po' che si lucidano, non è una pelle estremamente grassa fortunatamente, però ecco, sto sempre meglio un po' tamponando con la cipria. Comunque mi sembra fighissimo, cioè vale tutti i soldi che costa e non vedo l'ora arrivi qua in Italia. Sicuramente prenderò anche altre cose della collezione. Poi, come vi dicevo prima, dopo lo vedremo un attimo, dopo qualche ora. Adesso io prendo l'orario, così poi dopo, quando ci riaggiorneremo, vi saprò dire esattamente quanto tempo è passato. Sono le 4 appena scattate, le 16, non fate caso allo sfondo, che siamo io, mia madre e mia sorella al concerto di Tizianino. Adesso io mi vado a preparare, perché poi tra un po' devo andare alla metro. Potevo anche andare in macchina, ma poi ho paura del traffico a ritorno, perché non so poi a che ora finiremo, parcheggio e cose. Io sono sempre paurosa per il parcheggio, quindi meglio che parcheggio alla metro, prendo la metro e faccio tutto con quella. Tra l'altro, visto che non tutti lo sanno, su 21 Buttons potete seguirmi, mi chiamo così, Ila0203, e qui posto tutti i miei outfit. Visto che mi chiedete sempre cosa indosso, così vedete è più semplice. Cliccate, vi esce fuori, potete direttamente comprare oppure salvare gli outfit. Siamo già a 22 il mio numero preferito, quindi fantastici. E vi lascio il link qua sotto nell'info box per andarmi a seguire. Così se non avete l'applicazione potete anche scaricarla, trovate sempre il link.
link qua sotto. Ok, tra gli scatoloni. Questa è la camera di mia sorella, ancora in fase di. Vedete, questo è l'armadio di cui vi parlavo, che è come quello che ho preso io. Anche le misure. Comunque, appunto, mi sto vestendo. Mi sono messa questi jeans, sono tipo mom jeans, quindi sono belli larghi. Questa magliettina di Mango e il cardigan, che è di Pull&Bear, tipo di 4 anni fa, forse anche di più. Le scarpe, ho deciso di mettere queste, che sono di Zara. E se state vedendo American Horror Story, la settima stagione, saprete, queste sono le scarpe di una delle protagoniste. E le sto mettendo tantissimo. Ah, questa cover è bellissima. La trovate sempre taggata su 21 Battle. Non si vede. Venite, venite. Ragazzi, guardate che cosa c'è in mano. Prosecco. Comunque siamo arrivate, guarda. Saluta, ciao. Allora guys, sono finalmente a casa. Dico finalmente perché a quest'ora la metro è un casino. Non sono andata in macchina come vi ho detto, quindi era proprio, cioè, devastante. Sono esattamente le 8:20, quindi non è proprio tardissimo, però dai, ci siamo. Da quando ho messo il fondotinta, se vi ricordavate, erano le 4, forse anche qualcosina in meno delle 4. Erano tipo le 3:40, quindi diciamo che ce l'ho su da 4 ore e mezza abbondanti il fondotinta. E adesso vi voglio far vedere perché l'effetto mi è piaciuto. Tra l'altro la cosa bella è che non ve lo sentite, cioè è una roba fantastica. Infatti prima mi stavo grattando, ho fatto cacchio il fondotinta, ma poi in realtà è perfetto. Come vi ho detto, non fa nessun tipo di pieghetta, di grinza. Questa è una cosa super positiva, soprattutto per me. L'unica cosa è che mi si è un po' lucidata l'area del naso, come potete notare, vedete, ma neanche troppo. E poi il resto ve lo farò vedere dopo, però io penso abbia tenuto abbastanza. Sono tornata a casa. Naturalmente io mangio prima di tutti. Mi sono presa un pochino di patate al forno. Poi mi sono fatta metà piadina. Eccola qui triste nella padellina, con prosciutto crudo e sottiletta. E basta, that's my dinner. Mentre mangio volevo dirvi una cosa, perché prossima settimana vado a fare due cosettine. Allora, la prima, finalmente vado a iniziare a terminare il tatuaggio delle principesse Disney sul polpaccio. Sono felicissima, però da una parte sono un po' così, perché non ne posso più di questo tatuaggio, è una cosa infinita. Perché prossima volta, appunto, che dovrebbe essere, aspettate che leggo sul calendario, l'11 di ottobre, dovrei colorare l'ultima che ho da colorare, cioè Belle Lumière, che sarebbe il candelabro, e poi da fare lo sfondo di tutto il tatuaggio. Quello penso lo faremo direttamente la volta dopo, o lo iniziamo poi lo finiamo, insomma dobbiamo un attimo vedere. E in più devo andare il venerdì di quella stessa settimana, che dovrebbe essere il 13, vado a rifare l'extension alle ciglia, però non dalla ragazza dove era andata l'altra volta, perché adesso ho alzato troppo i prezzi. Sinceramente non mi va di spendere tipo 100 euro per l'extension alle ciglia, perché comunque poi vanno rifatte parecchie volte durante il mese, tipo 3 volte al mese se le vuoi sempre perfette, massimo proprio 2 volte al mese, e sono una spesa. Io già faccio le unghie, quello e quell'altro, sinceramente ok che spende e spanno, ma fino a una certa, o dove posso tampono. E quindi ho trovato questa ragazza che le fa ugualmente benissimo, altrimenti non ci andrei. Sempre zona Ostia, poi vi farò sapere naturalmente come mi trovo. Probabilmente quel giorno farò anche il vlog, perché sto tranquilla, insomma dovremmo esserci, così vi iniziate ad abituare all'idea, perché mi mancava troppo la cosa dell'avere sempre le ciglia perfette, perché appunto questa ragazza le dovrebbe fare 60 la prima volta e poi 35 ogni refill, che già è fattibile, insomma, se siete del settore o comunque ve le fate anche voi le extension, saprete che è un prezzo super accettabile. Quindi sono felice e poi vedremo il risultato. Adesso finisco di mangiarmi la piadina. Allora, prima di struccarmi, volevo farvi vedere questa cosa, perché I'm shocked, cioè nel senso, da quando i miei genitori si sono sposati, e sono quasi 25 anni forse, una roba simile, avevano questo armadio. Adesso non c'è più l'armadio. Cioè, vi ricordate i miei video? Io li giravo qua, contate, ok? E voi vedevate l'armadio qua dietro. Adesso non c'è più l'armadio. Raga, è stranissimo, perché io questa parte della mia camera non l'ho mai vista, mai toccata, non ho mai avuto l'occasione, quindi è stranissimo. Poi non fate caso che c'è il ponteggio. Ah,
Cioè, e poi dovresti vedere il pavimento, perché naturalmente essendo che per più di 20 anni c'è stato sopra l'armadio, il pavimento sotto è più che perfetto, anzi. Questo è quello usato, come vedete è leggermente opaco. E questo qui è tutto lucido, ma neanche si, ci scorre la ciabatta. Cioè, vedete? Questo invece, ha voglia. Questa è la stanza. Finalmente, adesso che non c'è l'armadio, potrò prendere bene le misure, perché finora le prendevo un po' così alla ruffacciona. Si può dire alla ruffacciona? Questa è Giorgia nella sua nuova camera rosa. Adesso ci andiamo a struccare, ma prima vi faccio vedere le condizioni del fondotinta, appunto di Rihanna Fenty Beauty, che mi piace da morire. Poi mi è uscito questo brufolo nel corso del dì e va bene, ma stiamo guardando anche la tinta. Mangiato, bevuto, parlato, sta ancora qui. Io le amo queste di Sephora, costano tipo 10,90, cioè raga. E adesso per struccarmi uso le salviette, queste qui solite di Sephora, che non ho voglia di utilizzare il solito metodo carino e coccoloso. E poi è iniziato anche Pechino, io non lo sto vedendo, quindi devo sbrigarmi. Mi strucco tipo metà faccia, sì, senza far caso che io sono rossa praticamente, per farvi vedere quanto copre bene, perché io uso il fondotinta principalmente non perché ho tante imperfezioni o robe varie, aspettate che mi leggo i capelli, ma perché ho molte discromie avendo la pelle chiara. Vedete, questo fondo è una cosa un po' più omogenea, però mi è piaciuto come fondotinta, si strucca bene. Vabbè, poi queste salviette è una mano santa. Io mi sento di consigliarvelo, naturalmente poi più lo proverò e più vi darò update, vi dirò. Con l'acqua micellare, questa acqua bifasica, tolgo bene soprattutto il mascara, che è la cosa che rimane sempre di più. Comunque io spero questo vlog vi abbia fatto piacere, anche perché non ho ancora editato e visto quanto dura questo video, appunto non editato, però penso di aver parlato abbastanza, perché ogni volta che iniziavo a parlare poi spegnevo la clip, vedevo sempre 7-8 minuti e quindi suppongo che verrà un vlog abbastanza lungo e voi sarete felici di questo, perché vi avevo chiesto appunto un vlog più lungo ma con più chiacchiere, o più corto e con meno chiacchiere. Voi mi avete detto sì, chiacchiere, chiacchiere. Fa molto piacere, quindi non me lo sono fatta ripetere 2 volte. Quindi adesso cerco di struccarmi meglio che posso, vado a vedere Pichino e poi vado a dormire. E domani devo rimisurare bene tutte le misure della camera, perché forse ho fatto un mezzo disastro con le misure. Pensavo c'entrasse il letto, in realtà non entra. Oh mio Dio, cioè panico proprio, perché questa cosa mi fa salire l'ansia, cosa che io penso probabilmente questa notte avrò gli incubi per sta cosa, ma staremo a vedere. Quindi vi mando un grosso bacione e ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social, ve lo ricordo sempre, compreso appunto 21 Buttons. Detto questo, bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!